Anticamente a Napoli li chiamavano i tubatti, ossia i tubetti. Questa è una versione un po' più moderna, sono mignon e decorati diversamente. I cannoli di pasta frolla con crema al burro. Salve a tutti, benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi prepariamo una ricetta di cannoli di pasta frolla formato mignon. Faremo questi cannoli, di solito si fanno grandi, a Napoli li chiamano i tubat di pasta frolla, invece li facciamo mignon. Quello che ci serviranno sono gli stampi classici, questi qua da cannoli. Facciamo mignon perché sono molto carini e anche belli da vedere in un vassoio di piccola pasticceria. È una frolla semplice, la faccio a mano in recipiente, inseriamo prima all'interno lo zucchero a velo. Indico sempre zucchero a velo nella frolla perché si va a raffinare in anticipo, mentre con uno zucchero semolato lo potete sempre usare, ma avremo una frolla più grezza e da raffinare poi con le mani sul tavolo. Quindi zucchero a velo. Allora inseriamo burro e zucchero a velo in una terrina, impastiamo a mano facilmente, poi inseriamo. Dopo aver formato una piccola cremina, inseriamo l'uovo intero. Ecco, a questo punto possiamo inserire tutta la farina. Come vi dicevo, non c'è polvere lievitante, non c'è bisogno di questa ricetta. Fatto ciò, si avrà un unico impasto. In questa frolla non c'è lievito perché abbiamo bisogno di una frolla ben liscia, non si deve gonfiare in cottura e neanche come aroma non ho messo nulla perché comunque andiamo a glassarli con il cioccolato e altri ingredienti. Fatto questo impasto lo possiamo passare anche sul tavolo, lo andiamo a raffinare un po' con le mani ed è pronto. La frolla è pronta, pochi minuti, la mettiamo in frigorifero almeno un'oretta prima di lavorarla. Lo potete anche impastare il giorno prima per il giorno dopo. Quando la frolla è ben fredda e riposata, andiamo un po' a lavorare sul tavolo. Quindi con l'aiuto di farina e matterello stendiamo la pasta a 4 mm, più o meno, deve essere sottile, non tanto spessa. Stendiamo la frolla a uno spessore di meno di 4 mm e meglio forse 3 mm, così abbiamo dei cannoli ben sottili e quando si va ad addentare saranno belli friabili. Formiamo un rettangolo a occhio più o meno, quello che ci interesserà è la forma che daremo poi con la misura del cannolo. Come vedete ho preso la misura più o meno. Sarà al centro del cannolo un 3 cm di larghezza. Prendo prima il cannolo piccolo, poi ho preso il cannolo grande perché si riempie meglio a livello di grandezza centralmente. Quindi più o meno sono un 3 cm di larghezza. Vado a fare tutte le stesse misure, vedete, in questo modo. Poi dopo posso ristendere tranquillamente la frolla, la potete tranquillamente poi ristendere dopo con i ritagli. Vado a mettere acqua con un pennello. Ecco qua, prendo lo stampo del cannolo grande, visto che era troppo piccolo il mignon, quando andiamo a mettere la crema è molto poca, mentre il grande lo facciamo stretto ma più largo, ci entra più crema. In questo modo vado ad arrotolare e poi a combaciare, diciamo, le due estremità, vado a tagliare con una spatola in modo tale da fare un taglio dritto e vado a capovolgere un po' le due estremità. Metto in una teglia con carta da forno. Andiamo a infornare alla temperatura di 180 gradi per circa 15-20 minuti. Devono essere ben asciutti. Ecco, dopo 15-20 minuti a 180 gradi sono pronti. Andiamo a sformare con cura, facendo in modo di non romperli ovviamente. Ecco, facendo una pressione con lo stampo, restringendolo, si fa più piccolo e si toglie facilmente dal cannolo. La decorazione e la crema interna sono a piacere. Io vado a sciogliere cioccolato bianco e cioccolato fondente e vado a coprire di cioccolato prima i cannoli. Bel pennello asciutto e andiamo a glassare i nostri cannoli. Ora andiamo a sciogliere il cioccolato bianco o in microonde modalità scongelamento o a bagnomaria. Vi faccio vedere prima questo sistema in modo tale da passare con il pennello il cioccolato in tutti i lati del cannolo e poi lo poggiamo in una teglia con carta da forno. Ecco, in questo modo
tutti i lati del cannolo e poi lo poggiamo nella teglia. L'unica cosa che rimangono, diciamo, le rigature, mentre in questo sistema è il migliore. Mettiamo capovolto a testa in giù il cannolo all'interno del cioccolato fondente e poi dopo, vedete, lavoriamo puliti e senza ovviamente sporcarci. Andiamo a sbattere un po' e passiamo il totale cannolo, tranne la parte di sotto che ci servirà per maneggiarlo, se no altrimenti li sporcate tutti. E voilà, ho fatto vedere tutti e due i sistemi in modo tale da scegliere, diciamo, tra tutti e due quale vi trovate meglio. Prima che si indurisce il cioccolato, andiamo a decorare i cannoli. Adesso, sempre con il cioccolato fondente sciolto e avanzato, faccio vedere un po' di quantità in più, andiamo a fare un sacchetto, come sempre vi faccio vedere nei miei video, sacchetto di carta da forno, ho fatto anche un video dedicato, vi invito a vederlo. Mettiamo il cioccolato fuso all'interno e chiudiamo il sac à poche, tagliamo con le forbici una misura non troppo grande e andiamo a decorare in questo modo questa decorazione con cioccolato fondente sul cioccolato bianco. Molto facile, tranquillissima da fare. Poi su quella cioccolato, prima che si indurisce ovviamente il cioccolato, vado a mettere delle scaglie di cocco râpé. Ovviamente è a gusti, potete fare qualsiasi decorazione a vostro piacimento. Su quelli bianchi metto un bottone di cioccolato, che ovviamente sono quelli che si sciolgono, come ho fatto io nel video per fare qualsiasi cosa di cioccolato, sono belli e fatti. E voilà, solo da mettere la crema burro all'interno. Quindi per l'interno andiamo a preparare una crema burro fatta solo con burro e zucchero a velo. Poi inseriamo all'interno il cioccolato sciolto, sia bianco che fondente. Lo vado a fare con sbattitore elettrico, si può fare con planetaria, a mano è un po' sacrificato. Quindi burro, zucchero a velo. Durante il montaggio possiamo inserire il latte affinché si scioglie bene tutto lo zucchero. Ecco, durante il montaggio inseriamo 30 ml di latte tiepido, vediamo che si scioglie ben bene anche lo zucchero a velo. Se usate zucchero semolato ve lo sconsiglio, però lo potete anche usare, dovete montare molto di più. Ecco qua ragazzi, voilà, la crema burro è pronta. Adesso una parte la faremo al cioccolato bianco e un'altra parte la faremo al cioccolato fondente. Quindi dividiamo la crema burro ottenuta in due parti uguali, più o meno a occhio. Una parte la faremo al cioccolato fondente e una parte al cioccolato bianco sciolto, sempre nei 30 grammi che vi ho indicato prima nella ricetta per fare la decorazione. Sono inclusi anche questi grammi in cioccolato. Questa è la rimanenza, ho fatto le due tipologie di crema burro. Andiamo a girare e facciamo questa cioccolato e quella bianca. Prendiamo i cannoli ben freddi, guardate che spettacolo, bel cuccio riccio con sac à poche, fa il suo effetto. E quando deve riempire facilmente con un sac à poche, ho fatto questo stellato per fare la decorazione rigata, sia i bianchi che questi al cioccolato. Andiamo a mettere sempre un bottoncino laterale, sia questi al cioccolato che quelli bianchi. Ho messo una perlina, lo potete fare ovviamente a piacere vostro. E voilà ragazzi, guardate che spettacolo, i cannoli sono pronti per l'assaggio. Sono molto carini per la piccola pasticceria, mi vengono anche in mente i ricordi ovviamente della pasticceria napoletana vecchia. Una frolla affiabile, crema al burro ben montata.